anche a mangiare si va per moda. Sono cambiate pure le cucine. Allora tu dici, come no, mi fa molto piacere. Che ti fa piacere mangiare, carne o pesce? Il sushi. Scusa, non ho capito. Un problema a rendere. Il sushi. Cubetti di pesce crudo giapponese. E ancora ancora, cioè a chi piace e a chi no. Ma dicevo, per concludere, me lo sono portato alla fine, perché in un periodo di crisi come questo, penso già in tutta Italia, ma specialmente a Napoli, una cucina che non potrebbe mai attecchire, perché sennò ti viene proprio voglia di sclerare, è la Nouvelle Cuisine. Amico mio, la Nouvelle Cuisine, io ho fatto la traduzione, che significa? 30 grammi di roba, mezz'ora per cucinarla, mezz'ora per portarla a tavola, mezz'ora devi stare a sentire lo chef vicino al tavolo che ti sta decantando, sta strunzato che ha cucinato, arriva il conto, un buco in fronte, vai a casa e vai a dormire dentro un frigorifero, non mi chiamate proprio, esco io domani mattina direttamente. Boh, la Nouvelle Cuisine ha due particolarità. La prima, ci avete fatto caso, gli alimenti sul menù non stanno scritti in modo tradizionale, stanno proprio poesie ungarette. Allora tu leggi, tramonto rosso di sera su una distesa di prato verde illuminato. Ordini questo, arriva un piatto, un pomodoro e un po' di insalata vicino. Poi ci sembra tasca, stessa faccia, la poesia ungaretta. Un'altra particolarità della Nouvelle Cuisine, qual è? Più non c'è niente del piatto, e più è grosso il piatto. È tipo bacinelle per i panni, e poi me ne ha presa per culo. Allora tu leggi sul menù, dice, vabbè, risotto al profumo d'Oriente, è l'unica cosa che capisco, prendo questo, tanto è il risotto, male che va. Mezz'ora a aspettare, il risotto poi c'è un'altra particolarità, addirittura sono, dato che il risotto è un po' in più, sono due camerieri che lo portano a tavola, coppi spalle. Per la statua lo santo patrone. Allora tu a tavola li vedi, 30 kg di risotto, mamma, a caso mi ha mai fatto la Nouvelle Cuisine. Ti metti su piatto enorme a tavola e stanno chicchi risa a centro del piatto. E tu all'inizio non hai manco capito che gli ho risotto, penso che il piatto è scheggiato. Vorresti dire ai camerieri che stanno a scheggi in due piatto, portatelo indietro. Ma non fa in tempo, perché come ho detto prima, se piazza lo chef vicino al tavolo, non può che c'è 50 kg, una panza tanto. E tu già hai capito, dici, ah, volevo mangiare i polpetti, a me morate questa munnezza, hai già capito tutto qua. Io lo guardo sorridendo e fa, salve. Questo è un chicco di riso tibetano. La sua stagionatura ha circa 20 anni. Pensate, la sua coltivazione viene fatta a 2000 metri di altezza e serve a sfamare tutte le popolazioni del Tibet. Ci siamo permessi di servirlo sul lenzuolo di sale origano esteso sul letto di olio aceto. E poi si piazza vicino al tavolo perché vuole soddisfazione. E allora tu inizi a sudare, a pensare, e mo che cazzo faccio? Mo mangia così all'improvviso, tutti in una volta, non è che se prendo collo un cristiano ci ha messo tutto su tempo e fa sta prelibatezza. Ma vorresti anche tagliare la forchetta e il coltello, ma non ce la fai, è troppo piccolo. Inizi proprio con l'unghia a scheggiarlo, fai una mascella tanto perché sto masticando niente. Un deficiente ogni tanto guarda, sorride, fa, allora? Veramente la fine del mondo. Un bigliettino non ce l'avete, vi devo mandare i parenti, Guido sono felice quando mi resta roba. Con un'ora e 10 per masticare il nulla, da vicino vicino, alla fine chiaramente non ne vuoi sapere più, chiami il conto, come ho detto prima, ti arriva il conto, un buco in fronte, e in quel momento mi dovete credere, ti avrebbe proprio la voglia di sclerare definitivamente, di andare dal proprietario alla cassa col conto in mano, di cacciare un euro e dire salve, questo è un euro, è in circolazione da circa 12 anni, doveva arricchirci a tutti, invece ci ha affossato definitivamente, perché a differenza della Nouvelle Cuisine non ha preso per culo solo a me ma un po' a tutti. Tenete e pregate che la pizzeria di fronte sta ancora aperta, se no vi stendo io sul letto definitivamente con una capata in faccia. Arrivederci.